Gesù è il Signore della vita. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Con grande gioia leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 6, 1-5. Un sabato Gesù passava tra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Amen. Carissimi, oggi abbiamo iniziato il capitolo sesto del Vangelo secondo Luca e abbiamo una delle tante controversie tra Gesù e i farisei, tra l'atteggiamento di Gesù, che poi insegnava ai suoi discepoli, e l'atteggiamento farisaico, che seguiva strettamente la legge. Oggi accade questo fatto dove Gesù passa tra i campi di grano. I suoi discepoli avevano fame, colgono le spighe, le mangiano e si sfregano le mani. Tutte azioni in giorno di sabato che non si potevano fare. Ecco perché vengono accusati. Gesù risponde citando ciò che ha fatto Davide, il re Davide, con i suoi compagni, ma soprattutto alla fine del suo discorso dice: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Quante cose potremmo dire oggi su questo fatto, su questo evento e sulla nuova mentalità che Gesù è venuto a costruire nella vita nostra come cristiani. Quante volte anche noi possiamo entrare in un'ottica farisaica, dove c'è solo la legge e l'esecuzione della legge, mentre il cuore può essere freddo, addirittura lontano da Dio, lontano dal prossimo. Quanto è importante certamente rispettare la legge, ma noi in Gesù, nello Spirito Santo, possiamo dire la nuova legge che ci è stata donata. Se leggiamo in particolar modo le lettere del corpo paolino, quindi di San Paolo, le lettere altre del Nuovo Testamento, noi vediamo qual è la nuova legge che Dio ci ha dato, a partire dal suo comando di amarlo con tutto il cuore, la mente e le forze, di amare gli altri, di benedire i nostri nemici. Quante cose Gesù ci ha insegnato che provocano però libertà, a differenza di una vita vissuta in uno stretto rigidismo rituale. Cioè quel forte ritualismo dove noi adempiamo ai precetti, ed è in qualche modo insito dentro di noi questo atteggiamento, questo modo di fare, logico, razionale, matematico. Se fai così, vai bene, avrai il paradiso, se sbagli pagherai e devi chiedere perdono. Ma la legge di Dio è molto più grande. Non è un fate quello che volete, tanto io vi perdono. Assolutamente no. Ma dice: il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Gesù è il Signore. Obbedire alla legge in Cristo significa celebrare la vittoria della sua risurrezione, celebrare nella nostra vita il dono della libertà. Cioè io prego, io intercedo, io celebro l'Eucarestia, prego insieme ai miei fratelli, non perché sono obbligato, perché devo, ma perché ho creduto dentro il mio cuore che Gesù è il Signore della mia vita, che nelle mani sue io posso vivere bene, sereno, senza preoccupazioni,
Ho creduto che quando sto con Lui e con il corpo, che è la sua Chiesa, formata da fratelli e sorelle in Cristo, io vivo nella libertà. Allora, stiamo attenti anche noi, tante volte, al formalismo religioso, dove escludiamo la carità, la misericordia, i comandamenti che Gesù ci ha donato. E Gesù è stato condannato a causa di questa libertà che proponeva. Ma noi sappiamo che in realtà è il dono dell'essere figli di Dio nel suo regno. Allora vi invito, fratelli e sorelle, a pregare insieme a me per vivere questo dono della libertà. Gesù, grazie perché tu sei con me, tu sei vivo e oggi mi insegni la tua parola, mi insegni a vivere guardando a te come il Signore della mia vita, il mio Salvatore. Aiutami a essere sempre disposto a pregare, a trovarmi con i miei amici in preghiera, durante le celebrazioni, non perché tu me l'hai ordinato, ma perché io ho sete di te, ho fame della tua parola, ho desiderio del tuo Spirito Santo. E Spirito Santo, io ti chiedo, donami la luce di seguirti, la libertà nel mio cuore, di amarti e di poterti testimoniare ai miei amici, alla mia famiglia, a coloro che non ti conoscono, a coloro che non credono in te. E forse loro guardano a questo formalismo religioso. Aiutami a testimoniare che sei vivo, che sei il risorto, il Signore del sabato, della domenica, il giorno in cui tu sei risorto. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ecco lo slogan di oggi consegnato a voi come una proclamazione che vogliamo ripetere durante questo giorno. Gesù è il Signore della vita. Gesù è davvero il nostro Signore, affidiamoci a Lui, seguiamolo e vedrete, vivremo nella libertà. E pregare non sarà un obbligo, un dovere, ma sarà quel desiderio naturale e spontaneo che noi abbiamo ogni giorno di stare con l'amato che è Dio e con i fratelli e sorelle, anche loro, amati perché in loro c'è Gesù. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo, un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. Ascoltate oggi la voce del Signore, ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo.